Un saluto a tutti, qui Riccardo Cristiano per la mia parte radicale, trasmissione di Silvana Bononcini, la nostra unica opinionista di Liberi.tv. Buonasera Silvana. Buonasera a te, agli ascoltatori e agli spettatori della nostra web TV. Io ringrazio Donato Volpicella che come sempre agevola i nostri servizi e della regia praticamente di tutte le trasmissioni di Liberi.tv. Iniziamo con il parlare delle stelle cadenti, chiamiamole così. Silvana, vuoi specificare un po' cos'è questa definizione che hai coniato, che hai dato un po' alla puntata di oggi? Dunque, è notorio che io non ho particolari simpatie per i grillini, per la loro politica, e sto vedendo, come già avevo previsto, almeno ero convinto non potesse durare, che i loro consensi cadono, calano miseramente e vedo anche la loro scompostezza al momento di questa situazione. Io parto da un'analisi che avevo fatto guardando il comportamento di Pizzarotti, che finché è stato in campagna elettorale doveva far di tutto e aveva fatto la sua battaglia proprio per non permettere all'inceneritore di, non mi ricordo, di Parma, di essere messo in funzione. Poi una volta al governo si è accorto che governare può una cosina diversa. Aveva promesso anche di abbassare le tasse, ma in molti mi dicono che così non è. La politica Quindi di Silvana, tu Grillo. pensi che sia una questione un po' di inadeguatezza politica di queste persone, dei grillini del Movimento 5 Stelle, che probabilmente hanno fatto tanto clamore, suscitando magari all'inizio un po' i malcontenti ambo le parti, destra e sinistra, però poi all'atto pratico, quando si è trattato un po' di decidere da quale parte stare e quindi dare una svolta fattivamente al governo, non hanno preso parte al gioco, chiamiamolo così. Se uno studia la storia si ricorderà certamente del movimento di Giannini che Sì. Fare adesso mi per passi il fermare il termine. declino, giusto? No, Giannini aveva nel Ah, io pensavo 1905. Oscar Giannini, No, no, scusa. no, no, aveva fatto Ok. un movimento, mi sfugge adesso il nome, che andava nella stessa direzione. È stato in auge poco e niente, si è sciolto come neve al sole. Poi la Lega più o meno aveva molti dei temi e dei comportamenti che hanno ora il Movimento 5 Stelle e, andati al governo, hanno dimostrato di essere come gli altri, se non addirittura peggio. Silvana, Io forse tu ti riferisci a Guglielmo Giannini, fronte dell'uomo qualunque. sì, eccolo proprio lui. Praticamente si parla del 46, forse, quegli Sì, anni là. più o meno, non ricordo le date, però era un tot di anni fa. E anche lui ebbe un buon successo, ma arrivò presto a dimostrare quello che era. Non ha senso, cioè bisogna che anche Grillo capisca alcune cose. Io penso che sia lui che Casaleggio abbiano a base della loro azione politica scelto un'opportunità di grande furbizia, però penso di scarso interesse per i problemi reali del paese. Poi sai, è facile andare a un comizio e vedere, cioè vogliamo pensare alla provocazione, cioè pure a Roma venne eletta Ilona Staller per protesta contro la candidatura di Giulio Inderotto, cioè la storia della provocazione, della reazione non razionale, diciamo, di una parte del paese è molto lunga, però
uno dovrebbe avere almeno il minimo di buon senso di andare anche a ragionare su quello che uno propone, cioè la decrescita felice. Io, per me è una contraddizione, un termine, è una bestemmia politica. Loro marciano su alcune cose che sono di estrema sinistra, però sono, mi danno, io li chiamo puffi a ragion veduta, perché l'immagine che ho di queste persone è di gente che saltella in un prato fiorito, che vorrebbe tornare magari a certe origini, però sono rappresentati da due personaggi che hanno fior di miliardi in banca e che addirittura col blog che Beppe Grillo si ritrova, ogni contatto sale il suo contatore dei dollari, degli euro, certo. Quindi non venitemi a raccontare delle panzane. Poi sai, il vaffanculo ha senso fino a un certo punto, sei in un paese, puoi anche protestare, però non puoi stare sempre lì, su quella canoa, su quella, vedere che gli altri affrontano la tempesta, bisognerà darsi una mossa. Simana, io ti interrompo un secondo, giusto perché questa sera sulla 7 c'è stato un confronto tra, non so se l'hai seguito, tra due esponenti politici, uno era del Movimento 5 Stelle, e il tema era appunto il finanziamento pubblico dei partiti. Praticamente un po' vorrei sapere cosa ne pensi tu delle ultime novità che ci sono in ambito politico, che è una sorta di forse azzardo 8 per 1000, dove però non è propriamente vero che insomma ci siano questi finanziamenti dedicati solo ai partiti, cioè ancora devono andare in vigore, però comunque cosa ne pensi tu di questa novità? Io ho raccolto le firme per abolire il finanziamento pubblico dei partiti, non ricordo più quante volte. Ebbene. Un referendum che purtroppo è solo abrogativo in Italia e non propositivo, ma che doveva essere almeno tenuto in considerazione e rispettato, è riuscito a produrre il cambiamento del titolo, ma da finanziamento pubblico è diventato rimborso elettorale, quindi questa gente è abituata, è solita a questi comportamenti, e il paese, se si sveglia adesso, secondo me, mi viene da dire, poteva farlo un po' prima. Io proporrei senza meno di toglierlo il finanziamento pubblico e di lasciare dei servizi, perché è giusto che chi non ha dei fondi a sua disposizione abbia le pari possibilità che ha gente con grandi disponibilità economica, però nella storia dei partiti, io vengo da Bologna, in cui il Partito Comunista non so quanti soldi avesse e quanti funzionari avesse, è tutta gente che secondo me non ha più ragione d'essere, perché il partito deve... eravamo forse eccessivi noi, quando io ero ancora radicale con la R maiuscola, che dedicavamo molto del nostro tempo, gratis amore dei, con scarsa considerazione anche forse dal centro, dalla direzione, però quando si trattava di fare delle cose si partiva pagandoci noi la benzina, il moto, cioè io mi credo di aver pagato di tutto e di più per riuscire a far andare avanti la baracca. Perché ci credevi comunque fondamentalmente, perché volevi cambiare le cose, a differenza magari di molti che pensano che il finanziamento pubblico serva solo. Pronto, Silvana? Sì, ci sono. Semplicemente la gente è diventata non molto indifferente a un sacco di cose
e scusa la propria inadeguatezza, la propria indifferenza col dire tanto sono tutti ladri. Balle nella società civile con questa storia, c'è gente che evade a busso, c'è gente che prende tangenti, c'è gente che si fa raccomandare. In Italia il merito è un optional, vai avanti se sei raccomandato, se non lo sei devi faticare come fanno le donne, in tutti i modi per dare la dimostrazione del tuo valore. Devi lavorare il doppio, il triplo, portando a casa spesso e volentieri delle solenni delusioni. Io credo che debba cambiare. Io stavo ascoltando prima il Olita, sì, e mi sto chiedendo, in Francia Hollande si è messo a vendere i vini pregiati dell'Eliseo. Io non capisco perché nessuno, a parte Giannino e i radicali, alcuni liberali, come discutono su libertiamo.it, Benedetto della Vedova e dei pochi altri, non possono pensare a vendere una parte del patrimonio pubblico, a privatizzare. Cioè, tu saresti favorevole a privatizzare alla vendita del patrimonio pubblico? Io sono favorevole a privatizzare il possibile, ed anche di più, perché sono profondamente convinta che il mercato sia una possibilità molto grande. Il pubblico, lo statalismo, la gente che si siede sulla poltrona poi se ne frega bellamente dei diritti degli amministrati, dei cittadini, li abbiamo incontrati tutti. Io nella mia professione ho visto gente che faceva delle cose per me inconcepibili, perché avevo una mentalità liberale, però cioè di veramente di indifferenza per quello che è, quello che dovrebbe essere l'idealità di chi amministra o rappresenta dei cittadini. Sì. I cittadini poi non si sono ribellati. Io ricordo che quando iniziai a sentire tutte queste notizie molto alternative, considerate che io sono stato educato dalle dame orsoline, e mio padre, e mio padre era una persona di una correttezza e di una linearità, io mi chiedevo: ma com'è possibile che succedano queste cose? Cioè, per me erano impensabili certi comportamenti, ed invece sono trovata diverse volte a essere tacciata per ingenua, perché credevo in queste cose e mi battevo per loro. Le pacche ai tavoli di questi personaggi molto vissuti e molto accomodanti li abbiamo presi in molti. I radicali sono simpatici, però al voto lo diamo agli altri, quindi è una storia vecchia. Visto che hai parlato adesso delle tue esperienze politiche passate, ma anche presenti, pensi che avendo vissuto una bella esperienza politica, ci siano personaggi che si siano anche un po' adagiati, un po' stancati, e magari non vogliono cambiare le cose, o non ci provino più perché, non so, c'è anche un lassismo da quel punto di vista? Insomma, il giovane che vuole mettersi in politica si trova davanti a una persona che invece è stanca alle volte. Beh, la stanchezza è nella natura delle cose, delle persone che hanno sul groppone un po' di anni. E c'è gente anche veramente molto cinica, c'è di tutto, però io credo che il futuro sia soprattutto dei giovani, per cui se non si fanno avanti loro a combattere e a fare le rivoluzioni non violente, chi le può fare? Io a Bologna ho vissuto
quei momenti di grossissima tensione e credo che, spero che non tornino certamente, però quelle grandi idealità non devono essere disperse. Ci sono, io conosco persone, ci sono persone ovunque di buona disponibilità e di buona volontà, bisogna andarle a cercare. Certamente non è Grillo. Io stavo leggendo il libro di Emma Bonino sui doveri della libertà, i diritti ma anche i doveri, sì. E Emma è certamente una persona altra che non si è mai rassegnata, che ha sempre combattuto e credo che lo farà fino all'ultimo giorno, e i radicali lo hanno fatto e dei liberali lo stanno facendo. Io con Benedetto e Carmelo siamo partiti, sono partiti perché io mi sono accodata un anno dopo solo con un web magazine, però pian pianino i valori escono, le idee si muovono, camminano, c'è gente che le porta avanti, e soprattutto i giovani probabilmente sono stati abituati male, perché quelli della mia degenerazione che hanno forse faticato molto a farci una strada hanno pensato bene di non costringere anche loro a fare la stessa fatica, però forse è un errore, bisogna essere pugnaci, tenaci e non darsi per vinti, cioè bisogna essere curiosi. Vedi, fa tutto il paio con la storia delle donne. Noi abbiamo sempre dovuto lavorare per tre per dimostrare un pari valore con l'uomo. Io ricordo addirittura facevo la caposala e per degli uomini, a parte tutto, c'era addirittura la mentalità che una donna non potesse comandare, che una donna dovesse stare in una posizione subalterna all'uomo, e se ci penso bene, a volte anch'io sono stato indotta ad una certa subalternità proprio perché ti hanno conculcato queste cose. Poi con me è durato poco, non ho più alcun mito, non c'ho manco più quello di Pannella, per dirti. Silvana, ti posso fare una domanda, visto che tu parlavi di donne? Qualche tempo fa una mia amica affermò un concetto che secondo me è molto valido, che quando si va a destinare la quota rosa o comunque dei diritti che sembrano appannaggio soltanto delle donne, come per esempio il diritto alla maternità in azienda, in realtà non le si fa un favore perché poi magari le si esclude da eventuali graduatorie che le permetterebbero invece di fare carriera. Quindi queste, diciamo, presunte agevolazioni per le donne in realtà non sono delle gabbie. Sono delle scuse per non concedergli niente. A parte che io oggi parlerei di diritto di maternità e di paternità. Chiaro. E poi ti vogliono infilare nel tunnel dell'assistenza, della maternità, dei fornelli. Il mondo sì. È altro e le donne probabilmente non hanno capito che alcune lo hanno fatto, lo hanno dimostrato, ma in proporzione sono ancora poche. Guarda, se tu guardi solo alcune figure del Popolo della Libertà, hanno proprio quella mentalità subalterna all'uomo di successo, per cui tu ti accodi, lui fa tutto bene, ci pensa lui e noi siamo lì ad applaudire. Non esiste questa cosa, è un errore soprattutto culturale che molte donne purtroppo ancora fanno. E le opportunità bisogna saperle cogliere, bisogna crearsele, bisogna guadagnarsele, ci si può riuscire, costa una grandissima fatica, però
forse qualcosa può cambiare, può migliorare. Io vedo adesso una grossa crisi dell'uomo con queste donne nuove, che poi sono solo aggressive, incazzate, e non hanno capito che il rapporto o il comportamento deve essere di compagnia. Non parlo di solidarietà, parlo di insieme, parlo di lotte comuni, di vita comune nel rispetto del proprio genere, perché indubbiamente è diverso, però con una battaglia comune. Non vale la Silvana, pena andare. Ti interrompo brevemente perché ti annuncio che purtroppo i minuti a nostra disposizione stanno quasi per terminare, e io in finale vorrei darti un dato, che sono 124 più o meno le vittime di femminicidio nell'arco del 2012. Io vorrei parlare brevemente, negli ultimi pochi minuti che ci rimangono, di questo dato e del fatto, del motivo che secondo te spinge gli uomini a scatenarsi, insomma, contro le donne in maniera così agguerrita, quando poi in realtà non esiste una legge che le tuteli assolutamente. È solo una follia di persone che pensano di avere perso un potere che non avrebbero o non hanno mai avuto. A parte che i dati, se fai un sereno confronto con quello degli anni precedenti, sono più o meno gli stessi, e non è aumentato il numero, è che solo che se ne parla molto di più, e purtroppo la violenza, cioè, se tu pensi che c'era il delitto di onore, che era, non era neppure un omicidio fino a poco tempo fa, se pensi che in molti ragionano, ma se ha fatto qualcosa se lo meritava, oppure quella barzelletta di quel cinese che ti consiglia di andare a casa e di menare la moglie perché è un motivo, se anche non lo sai ci sarà, oppure quelle battute oscene, grevi. La condizione femminile è, guarda, io ti racconto una cosa. Ero a Bruxelles a una riunione che aveva convocato Emma Bonino sulle mutilazioni genitali femminili, e credo che a un certo punto mi sono scivolate lacrime di commozione per vedere questa platea di donne ferite nel loro intimo come non mai, perché togliere il diritto alla sessualità e dal piacere è un atto di una vigliaccata ed è un sopruso incomprensibile per chi ha ancora possibilità di vivere in un sistema in cui queste cose sono riconosciute. Le donne devono faticare di più, sono come gli animali, una specie protetta, però con la scusa della specie protetta ti tengono in gabbia. E allora, se tu consideri chi fa assistenza sociale o risolve il welfare state in Italia, sono le donne. Io stesso ho avuto mia madre malata, probabilmente per professione che sono stata più vicina io, però è raro vedere un uomo che fa le cose. Abbiamo ancora una cultura che ti vuole vedere ancella. Io voglio essere domina. Insieme bene al dominus. E in questo spero che anche il futuro, i ragazzi lo capiscano e tentino di partecipare. Io, guarda, come... Silvana, purtroppo il tempo a nostra disposizione è veramente terminato, anche perché ci sono altre trasmissioni, non dobbiamo rubare il tempo, però questo argomento di cui stiamo parlando adesso secondo me può essere snocciolato in altre puntate della mia parte radicale. Io voglio concludere con una breve considerazione. Alla fine parliamo tanto di natura, la natura, ma la natura è donna, cioè di conseguenza è probabile che alla fin fine
Dio in realtà è una donna, cioè chi ce lo dice? Chi ci può dire veramente che Dio è un uomo? Quindi io lascio questa considerazione a te, ai nostri amici web ascoltatori, ti ringrazio delle tue opinioni, della tua esperienza, soprattutto in ambito politico. Posso ricordare, sì, come no, Silvana, vai. Una cosa che è stata allucinante, che mi viene alla mente sentendo il tuo riferimento naturale, quando Eluana Englaro era in quella situazione, nessuno ha voluto considerare che nella sua non vita non c'era più nulla di naturale, in quanto era tenuta in vita da strumenti che erano studiati per una rianimazione, per una situazione di emergenza. Quindi sul naturale delle cose io andrei a guardare bene. Io chiudo la serata invitando chi vuole ad andare a leggere il web magazine libertiamo.it, e probabilmente ci saranno novità, ci faranno delle cose, e noi ci siamo. Bene, ringraziamo ancora Silvana Bononcini, qui Riccardo Cristiano che dà la linea, cede la linea alla regia a Donato Volpicella per il proseguimento delle trasmissioni. Buona serata a tutti e alla prossima. Buona serata.